Salve a tutti, amici telespettatori, mettetevi pure comodi nel nostro salotto culturale. Perché quest'oggi parleremo di un libro. Eh, lo faremo in compagnia dell'autrice dell Chiara Dotta. Eh, che vado subito a presentarvi. Ha pubblicato racconti che sono apparsi sulle riviste eh, Linus e Il Primo Amore. Ha collaborato con la scuola Holden di Torino ed è autrice esor esordiente con un romanzo. Che si intitola Un segreto che non guardo ma che sta al centro del cortile, già molto evocativo sin dal titolo. E eh, per parlare di libri come al solito non possiamo fare altro che chiamare in causa la nostra scrittrice Antonella Del Giudice. Grazie Lucrezia. Alla quale cedo subito la parola. Grazie e grazie a Chiara Dotta di averci grazie raggiunto da, da Torino per parlarci di questo esordio, un esordio felice che è proprio dell'esordio ha tutto lo stigma della freschezza e, e della genuinità. Eh, un piccolo discorso sull'esordio eh, va fatto. Di solito i romanzi di esordio sono i più coraggiosi perché sono quelli in cui ci si mette in gioco personalmente. C'è una purezza. C'è una purezza particolare, sì. eh, c'è un'urgenza particolare nello scriverli e, e questo, in questo si evince anche però oh, un reale talento che fa sì che il romanzo non abbia niente di ehm, apologie autobiografiche o di diaristica ed è, è, è molto importante, è il, è il rischio maggiore no? negli, negli esordi. Oh, un romanzo che è un romanzo di formazione, eh, però eh, è un romanzo di formazione che eh, prescinde dalle regole ortodosse che vogliono uh, un personaggio che si racconti in un crescendo cronologico. Uh, più che un film, noi uh, in, uh, in questo romanzo siamo davanti a dei trailer in cui uh, la, il personaggio Daria uh, racconta la sua evoluzione dall'età adolescente alla maturità fino ad acquisire la consapevolezza, e eh, mi è piaciuta molto questa idea, che la stabilità esistenziale risiede nell'accettare il fatto che si sia sempre in divenire. Questo mi è piaciuto tantissimo. È un, uh, un romanzo accattivante, scritto bene, che eh, prende, appassiona, eh, ma io vorrei chiedere subito alla, alla nostra autrice se eh, questa, questo sistema, questa struttura eh, più di collage no? che di scala sia stata studiata, elaborata cerebralmente o sia is stata um, istintiva, spontanea. È stata in un primo momento spontanea perché io eh, mi proponevo appunto di... Ehm, descrivere i momenti eh, della vita del personaggio di Daria che sono stati fondamentali per lei, per la sua crescita e, e quindi ehm, cioè, quei momenti di passaggio che eh, non sono magari ehm, dei momenti istituzionali come può essere il matrimonio, la laurea piuttosto che l'esame di terza media. Ma sono delle, delle cose piccole che avvengono all'interno di, di, di ognuno, credo, ma in particolare del personaggio di Daria, e che appunto determinano dei cambiamenti, come dicevi tu, un, è un divenire della personalità. E, e quindi la maniera più spontanea che ho trovato è quella di, ehm, del racconto, del, come dicevi tu, del trailer. E, ehm, Così, è proprio una specie di memoria eh, emotiva di Daria, perché Daria parla in prima persona che descrive eh, dei momenti della sua esistenza e quindi è stato in un primo momento spontaneo. Dopo i primi racconti è diventato sistematico, nel senso che ho trovato una quadra narrativa, così un, eh, un mezzo eh, per aderire appunto al personaggio e quindi è diventato a quel punto. Programma. Ecco. Ho letto che eh, il romanzo ha preso l'avvio contrariamente a quanto avviene di solito, cioè prima il romanzo e poi il titolo. Invece questo romanzo avrebbe preso l'avvio proprio dall'ispirazione dovuta al titolo. Sì, infatti è stato eh, uno dei miei maestri alla scuola Holden che. Eh, mi ha eh, al telefono eh, detto, dato questo titolo che perché è io è eh, Dario nome. Voltolini, sì, giustamente è <ride> Dario Voltolini, uno scrittore torinese eh, io era insomma era un periodo che ero un po' giù di morale, non riuscivo più a scrivere insomma ero un po' demotivata e lui mi ha detto no no no, scrivi un segreto che non guardo ma che sta al centro del cortile ha <ride> dato questa frase, io Mm, sono, mi si è aperto come un, così, un input, input in sì, è stato un input alla mia immaginazione, e, e quindi da lì è nato. È nato poi da Maestro. Fanno il poi, i bravi, poi i bravi maestri, un no? sì, esatto. input. Un input, infatti, io poi gli ho chiesto, successivamente gli ho detto: ma da cosa ti è venuto certo. questo titolo? No? A parte che lui è, è bravissimo, soprattutto a cogliere sensazioni, mm -hmm. è molto istintivo come scrittore. Eh, e lui mi ha detto, ma non so, da quello che ho letto di te mi sembrava che la geometria del cortile ritornasse. E infatti da questa geometria è nato un po' tutto, anche perché ehm, io parto sempre un po' da un'immagine, anche nei racconti, il ricordo come credo avvenga, almeno avviene questo per me come persona. Eh, si scatena sempre da un'immagine. Infatti, il romanzo parte sì. sempre da suggestioni esatto, visive per suggestioni raccontare visive, esatto, degli come... episodi della vita di Dario. Sì, sono suggestioni visive che poi si sviluppano e danno origine alla narrazione, ecco. E abbiamo parlato prima di, di ritornare al libro. Tu hai avuto questa esperienza alla Olden. No? Sì. Oggi c'è un gran parlare di scuole di scrittura creativa, ne abbiamo anche a Napoli. Ormai quasi tutti fanno queste scuole di scrittura creativa. Ma mh, voglio dire, tu vieni dalla più importante, sì. mh, indubbiamente. Mh, in maniera oggettiva, attirato, la scuola Olden certo. è la più grande, la più prestigiosa. Ecco, che eh, è stata un'esperienza utile, serve a essere scrittore? Allora, eh, è stata un'esperienza molto arricchente, molto bella perché ho potuto conoscere un sacco di autori, anche provare eh, le mie capacità perché mh, attraverso i laboratori che facevamo. E io non so se serva ad essere narratore, serve sicuramente avere consapevolezza dei mezzi che uno ha per svolgere poi i vari mestieri, che può essere l'autore televisivo. L'autore di fiction piuttosto che appunto serve a esercitarsi uh -huh. nelle varie possibilità della scrittura. Dopo di ciò, io credo che narratori un po' eh, non che lo non si, si nasce, sì, non si nasce, però eh, non credo che sia la scuola Holden che forma i narratori, è certo che i narratori vanno lì perché ecco. hanno questo, questo è impulso buona a scrivere <ride> è una palestra. di significato. E poi sì. io sono molto d'accordo, è un modo per conoscere eh, chi fa questo mestiere, anche per dedicarsi al mestiere a tempo pieno. Molte volte ci si sente indecisi sulla carriera da percorrere, invece ma dedicandosi Ma soprattutto in maniera a mio avviso molto pragmatica anche a chi rivolgersi, come mm -hmm. fare per emergere certo. in maniera molto pragmatica. Con la disciplina della scrittura che forse a molti manca pur avendo il talento. Certo, certo, il metodo, il mm -hmm. metodo, il metodo. E poi è, è, è un modo per... Per chi viene da fuori, per chi è fuori di questo ambiente, che in fondo è un ambiente piccolo e spesso anche autoreferenziale, diciamo, no? eh, per conoscere, per, per capire come funziona. Almeno io questo. Sì, mh... certo. ecco. esatto. E vorrei darvi un saggio della scrittura dunque di eh, Chiara Dotta. Intanto Elisa talmente tanto ci aveva pensato nei giorni prima, che quando è arrivata era talmente tesa che al primo contatto. Del lago è svenuta, lunga giù per terra. Io ero lì apposta per soccorrere e ho fatto il mio dovere, tanto che il disegno sopra la chiappa sinistra tra un molore e l'altro è riuscita a farselo. Vorrei fare un tatuaggio anche io, c'è posto oggi? Ho chiesto. Sì, non ho più nessuno, ha risposto il tatuatore. Ma non dire cavolate, ha detto Elisa. E perché? Se sono svenuta io, figurati tu, bisogna portarti all'ospedale. Mi sono girata verso il tatuatore e ho detto, questo qua, mostrando l'album, cosa vuol dire? È un ideogramma giapponese che vuole dire libertà. Ho sentito come quando trovi le cose giuste, che sembra il caso, ma caso non è, e mi sono detta che se anche la gente mi prende in giro, perché quando mi chiederanno cosa vuol dire, risponderò libertà. Tutti penseranno che sono fricchettona o forse donna dai facili costumi. Io dentro di me potrò sempre pensare, banalotti che siete. E ingenui soprattutto. Libertà, una parola difficile, un monito, un traguardo, un obiettivo che chissà mai se raggiungerò. Ecco, il, il, il tatuaggio, no? questa visita con l'amica dal, dal tatuatore, è um, in questo percorso iniziatico è, è una tappa importante. Eh sì, perché eh, è il momento in cui Daria stabilisce, come dire, una, una meta per la sua esistenza per poi non seguirla per tutto un lungo, per, insomma, un lungo periodo. Però e, e infatti se la dimentica eh, per un certo periodo di tempo e, e, e poi però a un certo punto si accorge di avere questo tatuaggio sulla schiena, è un po' un correlativo oggettivo, no? chiaramente per dire eh, io voglio tornare a perseguire quello che, è, quello che è stata la mia meta già da quando ero giovane, cioè quello di trovare me stessa, la mia natura. Eh, che è poi, insomma, il, ehm, la meta di Daria nel libro ed è anche, se vogliamo spiegare il titolo, appunto dare un'interpretazione, il segreto che non guardo ma che sta al centro del cortile, e eh, la, la sua natura, è la natura di ognuno di noi che spesso mh, non siamo in grado di guardare, di vedere, non abbiamo il coraggio, eh, Daria stessa inciampa. Uh, spesso cambia strada cerca di aderire a un modello sociale, poi non ci riesce e in quel momento lei ha uh, come dire l'illuminazione, dice io questo cercavo però. Lei si mette in gioco sempre, si mette in gioco come figlia, come amica uh, come moglie, come amante, come madre uh, alla fine mette in discussione alla fine anche la, la, la sua identità sessuale, ma in fondo anche questo traguardo è sempre mobile non c'è nulla di certo sì, infatti non è, eh, anche in questo caso si parla appunto di, di identità sessuale, di, di omosessualità anche, ma non, è, non vuole essere una bandiera, non vuole essere... Mh, perché, perché è una non delle parte della ricerca. Sì, della personale. ricerca personale. Daria è un personaggio aperto, ecco, ha eh, fatica perché è una conquista l'essere aperti. non è... Una cosa che lei abbia già acquisita, però veramente lo sforzo e, il, e la formazione che prevede per se stessa è proprio quella. quella eh, di è un personaggio, però, anche di eh, diciamo che motiva la sua ricerca per una sofferenza vissuta, sì. una violenza. Sì, che sta eh, in realtà la violenza è. L'argomento, se vogliamo, del primo racconto che si chiama Un segreto che non guardo, ma che sta al centro del cortile. Eh, però eh, perché anche non lo si guarda perché non lo si è ancora affrontato, perché fa troppo male, perché lo si è superato. Non no, lo si guarda motivi. perché, allora, in questo caso, stilisticamente il racconto è scritto in terza persona ed è forse, forse l'unico scritto in terza persona proprio perché rappresenta un rimosso. È come se Daria non riuscisse, anche perché la sua memoria ha cancellato, a, a, vedere, a vedere questa violenza che le è capitata da bambina e che forse ha determinato, anzi, non forse, sicuramente ha determinato. Uh, il suo, il suo sen, insomma, il la suo sua crescita. Esatto, la sua crescita, ma senza che lei abbia mai potuto farci conti mm -hmm. e devo dire che non li fa neanche dopo, Dic diciamo che questo rimane eh, anche questo è un episodio però della sua vita, è trattato in questo modo qua. Uno dei dolori, forse grande dolore, però uno dei... Perché tutto il racconto è un work in progress, in effetti, no? un lavoro in progressione. Eh, è proprio bello di questo romanzo il fatto che eh, non, non stiamo di fronte a un album di famiglia dove appunto si avvitano i eh, momenti ufficiali, ma eh, quei piccoli momenti che sono ancora più importanti e che poi risaltano vividi nella memoria di ognuno. Eh sì, e spesso sono momenti che non ti aspetteresti, perché so, implodono. Daria stessa a volte non ha consapevolezza che siano stati importanti per lei. Non c'è come dire uno svelamento eh, a livello ehm, cerebrale, non so come dire, non c'è mm -hmm. sempre una riflessione, è però uno svelamento a livello emotivo, perché riemergono... Uh, questi momenti e molto spesso al lettore è lasciato il uh, ruolo di psicanalista sì, in qualche sì, modo, sì. l'interpretare lei, lei non lo fa, non, non dà avviene poi nella, nella vita vera tutti esatto. quanti siamo preda di emozioni che non sappiamo da cosa condizionate il più delle volte e poi serve una terza persona per che è il lettore in uh, questo sì, caso sì. Sì. <ride> la scrittura aiuta, stempera, scioglie o complica per te? <ride> La scrittura mm, aiuta a far emergere mm, e eh, a volte complica perché, ehm, perché ehm, costruisce dei mondi che poi bisogna essere in grado di gestire, non, sempre, non è sempre facile. Eh, ad esempio, per la mia esperienza personale nei confronti di Daria, che a un certo punto ehm, non, non capivo più, non distinguevo più <ride> l'autore dal personaggio e, e invece questo, questa cosa è molto importante farlo, no? molto importante, soprattutto perché eh, Daria parla in prima persona e Beh, in quel caso è, è ancora più difficile. È molto discernere. difficile, ogni tanto ho avuto dei momenti <coughs> di difficoltà staccarti, eh, prenderle distanze, sì, le distanze eh, per non da far dai. diaristica ma esatto. per, eh, è, una, è altro da me ecco lì interviene se vogliamo quello che ho imparato a fare ecco perché con lo stile eh, è possibile eh, infatti ho, ho fatto un, un grosso lavoro sullo stile mh, ci ho lavorato moltissimo perché ehm, era uno stile che voleva essere aderente alla narrazione quindi è spesso fatto mh, come hai Appunto, anche letto dal passaggio, nel passaggio, è eh, 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 tratto direttamente dal, dal parlato, dal vissuto, segue le emozioni, quindi, anche la stessa eh, narrazione eh, non rispetta la consecuzione. È molto. Um, è, è proprio uno stile tondelliano, emotivo. il primo tondelle sì. no? eh sì, <ride> esatto, esatto queste sono un po' le ispirazioni e quindi attraverso questo lavoro sono un po' riuscita poi a, a stemperare insomma, quello che poi c'è di autobiografico, c'è tutto eh, il mio mondo il mondo da cui provengo, ecco il personaggio di Daria non è autobiografico ma non sei No, <ride> no. <ride> Beh, <ride> sì, però attinge, attinge, quindi a un certo punto sì, io mi confondevo. Ecco, eh, come può capitare, quando si fanno in prima persona. La più classica delle domande in chiusura: eh, progetti per il futuro, visto che l'esordio è stato così fortunato? Io ho in mente già il secondo romanzo che eh, non so se posso dire qualcosa. Sì. Senso, se vuoi Beh, sono andata a ne... fare ricerca a oh, oh, Parigi. Se vuole aderire alla scaramanzia napoletana. Mm. No, è <ride> meglio di no. Però io sono professoressa di francese, a questo mm. punto sfrutterò un po' delle mie conoscenze e le metterò nel secondo romanzo, spero. Eh, noi già ti invitiamo per il prossimo e che l'ultima domanda perché poi vuoi... le atmosfere francesi già ci allettano <ride> anche perché Lucrezia lo sappiamo eh, è abissuncofila anche anch'io. Sì, che bello sì. <ride> eh, un'altra domanda però piccolissima in chiusura anche voglio farti: è la prima volta che vieni a Napoli la sua sì. prima impressione <ride> eh, la luce mi ha subito colpita anche già arrivando con l'aereo poi il vento eh, e poi il mare che sono arrivata eh, adesso non mi ricordo più il nome della piazza, quella circolare ampissima. Eh, piazza Bleviscito? Eh credo. Scusate, sì. la mia no, ignoranza beh. incredibile! Eh, ho visto, mi sono avvicinata al mare perché ho visto eh, una luminosità che mi, quasi mi accecava, non sono riuscita a guardarlo quasi, perché era argento vivo ed è stato, poi non avevo gli occhiali scuri, grande errore, è stato proprio commovente, per me che vengo dalla da, bellissima Torino, però purtroppo un po' nebbiosa in questi giorni, quindi è stata una folgorazione, spero di tornarci e stare più giorni in modo proprio da turista. L'aspettiamo allora. Grazie. Davvero. Amici telespettatori, noi siamo giunti al termine di questa puntata. Io ringrazio Chiara Dotta per averci raggiunto qui a Napoli, ringrazio la nostra scrittrice Antonella del Giudice, ringrazio Grazie. voi che ci avete seguito e vi ricordo che tutte le nostre puntate sono anche sul nostro sito www.juninews.it. Arrivederci alla prossima puntata sempre qui nel nostro salotto culturale.